Ciao amore, ciao Claudia. Amore mio, adesso ti faccio vedere questi passaggi che sarebbero delle stesure di colore sfumate, praticamente che vanno a degradare, a schiarire. Prima facciamo una tinta, poi facciamo un altro esercizio in cui usiamo due tinte. La prima parte usiamo il blu che va a schiarire verso il celeste, la seconda parte il blu che va a schiarire verso il verde. Ok, allora prendiamo un po' di acqua, beviamo di acqua il pennello. Ok, e prendiamo un po' di blu, un blu qualsiasi, prendiamo questo blu turchese. Qui abbiamo la nostra tavolozza, quindi prendiamo un bel po' di blu. E andiamo direttamente sul foglio non stirato, quindi si aggobberà un po', con la sfumatura non sarà perfetta, però giusto per capire quando vieni qua, poi lo facciamo praticamente questo esercizio con il foglio stirato. Ok, allora diamo una bella cioè una prima tinta, una prima stesura di blu. Ok, bella intensa, ok. Poi prendiamo un po' d'acqua, stemperiamo il pennello e andiamo giù. Diamo quest'altra tinta. Beh, come vedi il colore è sempre più chiaro. Prendiamo un altro po' d'acqua, stemperiamo e andiamo giù. Prendiamo un po' d'acqua, stemperiamo e andiamo giù. Prendiamo un po' d'acqua, stemperiamo. Quindi la tinta diventa sempre più chiara perché noi siamo costretti a prendiamo un po' d'acqua per schiarirla, ok? E quindi abbiamo ottenuto questa sfumatura qui che va dal blu. Questo è un blu turchese che va a schiarirsi attraverso l'acqua. Quindi nell'acquarello, non nel bianco, ma si usa l'acqua, al contrario della tempera che noi per schiarire usiamo il bianco, al contrario della pittura a olio in cui usiamo anche il bianco per schiarire le tinte. Adesso facciamo la stessa tinta che parte dal blu e finisce col verde. È semplice, facciamo lo stesso discorso. Prendiamo un altro po' dalla tavolozza che ho qui io, prendiamo un altro po' di blu. Ok. Adesso l'appoggio la tavolozza qui in modo che viene più comodo lavorarci. Riempio ben bene il pennello e faccio un'altra tinta di blu, bella scura. Anzi, facciamola ancora più scura. Più scura ancora, cioè più intensa. Eccola qua. Fatta questa tinta, mettiamo un po' di acqua nel pennello, stemperiamo un po'. Se no ci viene troppa acqua. Incliniamo il foglio ancora di più. Prendiamo un altro po' di acqua e andiamo giù. Sovrapponiamo un'altra banda di colore. Ancora acqua. Sovrapponiamo e poi andiamo col verde. Il verde. Ok. Ce lo formiamo qua. Mettiamo qui nella tavolozza sempre un po' di verde, in modo che ce ne abbiamo a disposizione per tutta l'esecuzione. Ok, lo dovevamo fare prima questo. E andiamo giù col verde. Ok. Prendiamo un po' d'acqua e facciamo sempre la stessa operazione col verde. Prendiamo un po' d'acqua, stemperiamo il pennello e andiamo giù a schiarire. Ancora un altro po' d'acqua, stemperiamo il pennello e andiamo giù. Ok. E quindi abbiamo ottenuto una sfumatura che va dal blu al verde e che si schiarisce. Se lo vogliamo più intenso, lo ripassiamo un'altra volta. Quindi andiamo di nuovo col blu più scuro e otteniamo una tinta ancora più scura. Ok, poi prendiamo il verde e andiamo subito col verde. Ok. Noi se incliniamo il foglio le due tinte si sfumano meglio. Poi andiamo giù con il pennello imbevuto sempre di acqua per schiarire questa tinta qua. Se noi incliniamo il foglio otteniamo, adesso vediamo, otteniamo questo effetto che si va a formare
che si chiama effetto pioggia. Non so se si vede bene questo effetto qua. Ci piace così? Ok, allora riportiamo il foglio, cioè il cartoncino, il cartoncino è bloccato qui in una tavoletta di legno di compensato di pioppo, no? È ferma qui. Quindi noi possiamo mettere obliquo la tavoletta per ottenere questo effetto e poi riportarlo in orizzontale. Adesso passiamo a un altro esercizio. Una volta imparata questa sfumatura qui, se vogliamo togliere un po' di acqua, asciughiamo il pennello, lo asciughiamo, lo puliamo e funziona da spugna e togliamo un po' di acqua in giù, dalla parte bassa. Questo per quanto riguarda. Adesso vediamo cosa possiamo fare. Possiamo fare, facciamo in un altro foglio, tolgo questo foglio, ne mettiamo un altro e facciamo un vero e proprio paesaggio velocemente. Come dipingere un cielo, quindi diventa questo può essere un cielo. Adesso il cielo dobbiamo mettere le nuvole, quindi dobbiamo vedere come ci comportiamo noi con alla presenza delle nuvole, cosa dobbiamo fare. Quindi prendiamo una matita e facciamo un disegno. Facciamo una linea dritta qui. Una linea dritta, abbiamo il nostro orizzonte, ok? Qui facciamo, dunque, anzi la facciamo più bassa, sbagliata, facciamola più bassa. Vediamo un po' cosa si vede. Qui. Fin qua ci posso arrivare. Allora, facciamo questa riga qua e abbiamo l'orizzonte qui, il mare. Il mare, facciamo delle barchette. Facciamo i riflessi. Qui facciamo un pezzettino di. Si vede una montagnetta con un po' di scoglio. Con uno scoglio, ok. Poi qui disegniamo la nostra nuvoletta. Adesso magari nel video si vede poco. Si vede poco. Disegniamo una nuvoletta. E qui facciamo dei gabbiani in volo che volano, diventano piccolini che vanno verso l'orizzonte, ok. Qui possiamo fare un po' di vegetazione che c'è in alto in questa collina, i paesaggi qui, Liguri e così. Ok, giusto per affrontare il cielo. Allora, in questo caso facciamo così, noi bagniamo il foglio, ok, e la prima parte del foglio sarebbe questa qui, la bagniamo, ok, di acqua pulita. Bagniamolo tutto. Cioè praticamente noi bagniamo il foglio seguendo con l'acqua la nuvoletta, come se l'acqua fosse un colore e riempiamo il cielo di acqua, in poche parole, tranne la nuvola. Questa parte la lasciamo perdere, la facciamo dopo perché dovremmo essere velocissime per fare questo lavoro qua. Allora facciamo metà cielo e poi facciamo l'altra metà. Allora prendiamo il nostro cyan con un po' di turchese, ci formiamo questo bello azzurro. La luce arriva da qui, quindi la parte del cielo più scura è questa. Tingiamo questo cielo scuro. Scuro, facciamo le tinte più scure perché vedo che si vedono poco, si vedono troppo chiare. Ecco, di azzurro possiamo andare fin giù, proviamo così, così. Poi facciamo lo stesso discorso che facevamo prima, imbeviamo il pennello, schiariamo e andiamo giù. Prendiamo il pennello, schiariamo e andiamo giù. Prendiamo il pennello, schiariamo e andiamo giù, qui. Adesso lo facciamo a spezzone, significa che noi col pennello messo di punta andiamo attorno alle nuvole e le circoscriviamo con l'azzurro. Ok, e ricaviamo le nuvole col bianco del foglio. Ok, e quando ancora il colore appunto è bagnato, noi facciamo questa operazione qui. Quindi, come vedi, il cielo qui è più intenso, qua è più chiaro, perché abbiamo deciso che la luce arriva, il sole, da questa parte. Schiariamo un po' questo cielo qui, basta
come abbiamo detto, pulire il pennello nella pezzuola e con il pennello pulito, asciutto, togliamo un po', vediamo che va via un po' di colore in eccedenza. Ok, quindi il cielo mi viene più chiaro qui. Ok. E qui abbiamo fatto il cielo, aggiungiamo un po' di verde chiaro qui. Aggiungiamo un po' di verde chiaro perché il cielo, man mano che scendiamo, va verso il verde. Quindi abbiamo ottenuto un azzurro che va verso il verde, quindi è quasi un turchese. Qui scendiamo ancora, lo facciamo sempre più chiaro questo verde, ok? Perché con l'acqua prendiamo un altro po' di verde. Dalla tavolozza ce l'ho qua e aggiungiamo, quando ancora il fondo è bagnato, aggiungiamo un po' di verde qui che si amalgama con l'azzurro. Prendiamo un po' d'acqua, schiariamo questo verde, lo portiamo giù. Fin qui. Oh, il foglio si muove, dovremmo fissarlo con un po' di scotch. Lasciamolo così. Adesso cosa facciamo? Andiamo giù e mettiamo un po' di arancio, facciamo un tramonto, mettiamo un po' di arancio, di arancione qua sotto, un po' di arancione qua sotto e lo portiamo giù. Lo portiamo giù lasciando una zona proprio in basso chiara. Prendiamo un altro po' di arancione, andiamo qui e lo lavoriamo con l'arancione. Ok. Adesso prendiamo il rosso magenta, che è questo qui, un po' di rosso magenta per ottenere il rosso del tramonto e andiamo giù e diamo questa strisciata di rosso. Ok, pulciamo qui il pennello, l'acqua adesso è sporca, bisognerebbe pulirla, ma non abbiamo il tempo di andarla a prendere. E quindi col pennello pulito, vedi che io tolgo un po' di colore in eccesso. Pulito e asciutto, adesso è asciutto il pennello, ottengo questa sfumatura di rosso che va verso il bianco. Ok, perfetto. Adesso facciamo una cosa. Io vado a cambiare un attimino, cambio l'acqua e tu intanto ti guardi questo effetto qua. Vado a cambiare l'acqua che è sporca, zozza. Questa ci vuole all'aspetto selvaggio. Eccomi qua con l'acqua pulita. Adesso abbiamo l'acqua pulita. Ok. Andiamo giù. Intanto che si asciuga il cielo, qui è scendato un po' di rosso, togliamolo via. Andiamo giù e intanto che si asciuga il cielo, qui è già asciutta la parte perché abbiamo lasciato il bianco. Prendiamo un bel blu cobalto per dipingere la parte dell'orizzonte. E andiamo direttamente a dipingere l'orizzonte blu scuro senza bagnare il foglio, con il fo sul foglio asciutto, ok? E ci tracciamo questa strisciolina di mare scuro. Poi prendiamo un po' di. Ok. Adesso prendiamo un po' di. Vediamo se è asciutto già. No, andiamo giù col cian. Andiamo giù col cian con un bel po' di cian e lasciamo una striscia bianca. Andiamo col cian per fare il mare. Ok? È come se stessimo facendo il cielo. Prendiamo un po' d'acqua, andiamo giù. Prendiamo un po' d'acqua, andiamo giù e otteniamo questa sfumatura, ok? Poi prendiamo un po' di verde, perché andando verso la riva il mare diventa sul verde, più chiaro, insomma, diventa. Poi prendiamo una strisciolina di terra di Siena. Qui adesso i colori non si vedono bene, ma un po' di terra di Siena con un po' di rosso, un po' di arancione. E facciamo una bella spiaggetta qua, trasversale, che invade la nostra. E qui siamo
Liguria. In Liguria le spiagge sono, mi sembra che siano così, la spiaggia, la sabbia è di questa tinta più o meno. Ok, qui continuiamo con il verde chiaro che abbiamo messo, definiamo qui il mare, verdino. Ok, quindi si tratta adesso di finire. E di tornare sul di finire la montagna intanto che si asciuga qui il mare. Finiamo la montagna e gli diamo un po' di blu cobalto e un po' di rosso e facciamo sto violetto così appena appena che si quindi un po' di rosso magenta più un po' di blu cobalto e facciamo la montagna al tramonto. Se noi mettiamo questo pennellaccio grosso di punta, noi possiamo anche dipingere cose pure piccoline, senza cambiare pennello. Se non ci riusciamo, dobbiamo cambiare pennello. Facciamo qui adesso un po' di... come si chiama? I pini che ci sono in alto. E qui c'è questo scoglio qua. Ok, benissimo così. Adesso qui è andato un po' di acqua. Adesso prendiamo una strisciolina verde, di verde, e la passiamo qua, in questa zona di verde, di bianco, che abbiamo lasciato bianca. Ok. Abbiamo questa strisciolina di verde. Ok. Torniamo su di nuovo, possiamo tornare su col Cian per il mare, per intensificare il mare qui, per renderlo più intenso, diciamo, più intenso come tinta. Ma usiamo sempre lo stesso metodo del cielo. Prendiamo l'acqua, stemperiamo il pennello e facciamo delle bande di colore che vanno a sfumare verso il basso, finché arriviamo al verde chiaro, stesso foglio che si muove. Che sta rompendo le scatole. Ok. Adesso andiamo sul cielo con un po' di cobalto mescolato col ciano, perché sto cobalto fa schifo. Lo dobbiamo mescolare col ciano e intensifichiamo il blu del cielo qua in alto. Arriviamo qui, ci fermiamo, lavoriamo metà cielo e metà cielo. Scendiamo giù. E rifiniamo qui la nuvola. Qui prendiamo un po' d'acqua e sfumiamo questa parte in modo che non rimane secco, un segno secco. Ok? Diamo un colpo di acqua così lo lasciamo bagnato. E andiamo giù con questo blu cobalto ad accentuare alcuni punti per mettere in evidenza questa nuvola qua, se no manco si vede. Ok, con l'acqua poi sfumiamo. Qui è bene lavorare sul piano orizzontale. Adesso ho messo la tavoletta su un piano orizzontale, ok? Prendiamo un po' di blu, lo portiamo qui, lo schiariamo perché questa parte è sempre più chiara. E qui con questo blu più scuro praticamente scuriamo la nuvola. E scuriamo anche qui un po' il cielo, lo dobbiamo sfumare con un po' di acqua. Questo cielo qua, ok. La nuvola è fatta. Gli diamo un po' di rosa a questa nuvola con un po' di arancio, perché siamo al tramonto. Però dobbiamo stare attenti a non invadere il blu, quindi ci teniamo sotto il blu. E diamo un po' di rosa alla nuvola. Anche queste nuvole qui possiamo farle rosa, rosa magenta. Qui possiamo accentuare anche queste macchie qui ancora più forti, diciamo. Queste nuvole che diventano magenta, un po' magentate, diciamo così. Diamo delle macchie. Facciamo
facciamo delle nuvolette così piccole, approfittiamo che c'è l'acqua per farne qualcuna piccolina. Ok, il colore poi qui è bagnato, si sfuma da sé. Ok, va benissimo così. Adesso facciamo questo scherzo qua sotto. Praticamente prendiamo l'azzurro, il turchese mescolato col bianco. Col bianco, adesso qui non si vede, lo sto mescolando col bianco. E per fare una tonalità un po' densa. E lo passo qua sotto, qui. Ok. Poi velocemente sfumo con l'acqua, lo sfumo verso il basso, pulisco il pennello nella stoffa e gli do la sfumatura giù in basso, togliendo il colore. Col colore sempre, col pennello sempre pulito, lavato, sfumo anche quest'altra parte in alto, in modo che il blu si sfuma col rosso. E ottengo questa sfumatura che va dal rosso magenta a questo blu, che in genere succede sempre nei cieli. Questi effetti qua. Ok, mettiamo un po' di puntini scuri qui per indicare i sassolini, per indicare dei sassolini qui, dei sassolini nella sabbia. Non so se si vedono. Dei sassolini. E poi possiamo con il nostro bianco, vediamo se qui si è asciugato, qui si è un po' asciugato, col nostro bianco possiamo andare sulle vele, se trovo il bianco dove è sparito. Dov'è? È sparito il bianco. Spariva bianco. È sparito il bianco, perché con questo bianco non viene bene, bisogna utilizzare, eccolo qua il bianco. Noi con questo bianco qui, che è il bianco al titanio, è il più coprente che c'è. Prendiamo il pennello, questo qui, il più sottile. Questo è un pennello cinese sintetico, molto sottile, lo vedi? Ok, prendiamo del bianco. Lo mettiamo nella tavolozza un po' e facciamo le vele e qualche tocco. Allora, intanto tingiamo le vele. Mettiamo dei tocchi di bianco, dobbiamo mettere. Lo mettiamo nelle vele, eccole qua. E gli facciamo dei riflessi piccolini. Eccola qua, l'altra barca. Ok, qualche gabbiano facciamo bianco. E qualche gabbiano lo faremo scuro. Qui possiamo mettere dei riflessi piccolini, così, che si possono fare anche con la lametta quando è asciutto. Intanto li possiamo fare anche col bianco, dei riflessi che crea il sole nell'acqua. Dei piccoli riflessi. Anche qui possiamo mettere un po' di bianco e possiamo mettere anche del rosa, perché praticamente la nuvola crea degli effetti si rifrange, si specchia nel mare. Quindi qualche puntino di rosa non sta male. Eccolo qua. Lo mettiamo vicino anche insieme al bianco, quindi facciamo sentire il rosso delle nuvole praticamente. Eccolo qua. Facciamo un brillio proprio qui, la nuvola che si sente, facciamo sentire la nuvola con un po' di rosa, ma anche con un po' di bianco, quindi un rosa che va verso il bianco pure in alcuni punti. Come se la nuvola si stesse specchiando. Ok, qui possiamo fare anche qualche. Toh, ci possiamo sfizio di fare qualche piccola vela. Ok,
rosa. Basta, mancano solo. Qui possiamo mettere qualche puntino bianco per il luccichio della, come si dice, della sabbia. Nella sabbia abbiamo fatto un paesaggio più o meno così, molto sinteticamente abbiamo realizzato un paesaggio. Ok, possiamo fare un po' di movimento qui di il mare, le onde, un po' di schiuma col bianco. Movimentiamo un po' la scena, gli mettiamo un po' di azzurro chiaro qui per indicare i movimenti dell'acqua. Schiariamole un po', se no sembrano disegnate, ecco qua. Ecco, qui possiamo fare anche un paletto, cioè un paletto sul mare. Mettiamo un paletto giusto per creare dei riflessi, mettiamo dei pali qua. Uno grande e uno piccolo, magari con delle corde legate che vanno qui sull'acqua. E qui facciamo dei riflessi proprio. Dei riflessi più scuri, i riflessi sono sempre più scuri. Ecco qua, la luce viene di là, quindi facciamo la parte scura di qua, di questi. Prendiamo una parte, uno scuro, lo mettiamo qui per indicare i paletti, le corde pure. Mettiamo un po' di scuro nelle corde. Qualche pietruzza qua per indicare qualche piccolo pietruzza ci serve per dare l'effetto acqua, qualche pietra, qualche scoglio piccolino, pietra di mare. E quindi possiamo fare uno scoglio. Più un altro e quindi facciamo i riflessi sempre più scuri. Ecco qua ci sono e qui ci sono i riflessi. Mettiamo un po' di scuro nei paletti. Per dare più il senso del primo piano. Ok, qui possiamo aggiungere un bel po' di bianco che abbiamo noi con un po' di arancione per dare un po' di luminosità in più perché la luce viene da qui. In questo caso stiamo usando l'arancione col bianco che gli dà proprio dei tocchi densi e coprenti. Qui lo possiamo mettere anche. Lo possiamo mettere più intenso, possiamo metterlo anche qua sotto in acqua, farlo sentire di più, perché i riflessi sono sempre più, come si dice, più intensi. Diamo un po' di rosso qui al mare e abbiamo fatto il nostro paesaggio. Così che manca la firma, gli mettiamo pure la firma. Mettiamo la firma. E quindi mettiamo pure la firma, mettiamo la firma con la. Mettiamola qua che si vede. Facciamo a Gladia. Ecco con affetto. Gaspare.
facciamo un cuoricino con la freccia. Ok. Ah, dimenticavo, dobbiamo fare i gabbiani. Eccoli qui, facciamo un po' di gabbiani con una tinta scura, i gabbiani quelli che sono un po' scuri, diciamo così. Alcuni sono chiari, altri li facciamo scuri, così si sentono un pochettino di più. Qualcuno chiaro, qualcuno scuro. Qui me ne mettiamo qualcuno qui. Ecco fatto. Facciamo qualche puntino così gli dà un po' di freschezza a sto quadro. Ok, abbiamo finito. Adesso te lo invio. Ciao amore, ciao amore, ciao.